parlare per salutare il dottore Gratteri può essere semplice, ma può essere anche complicato. Si possono raccontare le cose che il procuratore Gratteri ha fatto in questi 7 anni e mezzo a Catanzaro. È un'esperienza che può essere vista da tutti. La realtà ha una sua verità invincibile. Tutti possono vedere, è ovvio questo, tutti possono vedere le cose che il procuratore ha fatto in questi 7 anni e mezzo. Possiamo dire, come avrebbe detto il poeta, che sono le cose che ricordano te, sono le cose che prolungano te, che prolungano la tua presenza qui a Catanzaro. Una di queste cose, per esempio, la possiamo vedere qui, siamo qui ospiti di questo chiostro bellissimo, che è il risultato di un impegno fin dal primo giorno, come ricorda sempre il procuratore, ma poi anche altre cose, l'aula bunker e via dicendo, tante cose. Chi mi conosce ormai da tantissimi anni, io ho sempre lavorato col codice in mano. Non ho mai guardato in faccia le persone per capire cosa bisognava fare o meno. Non ho avuto problemi, conosco bene i poteri forti, conosco bene la massoneria deviata, so cosa sono gli sgambetti. Io per tanti anni ho mangiato pane e veleno, so perfettamente da dove cercano, dove hanno cercato, dove cercano, dove cercheranno di dare botte. Io in questi anni ho avuto spalle larghe e nervi d'acciaio, non ho mai fatto falli di reazione, sono stato provocato tantissime volte in tutti i modi, anche in modo rozzo, scomposto, fatto appositamente pur di farmi perdere la pazienza. Non l'ho persa, molte volte ho sorriso e ho pensato, poveretti. Non abbiamo nascosto le indagini a nessuno, perché tutte le persone sono tutte persone per bene, oneste nei globuli rossi, e quindi non c'era pericolo. Dovevano stare lì ad ascoltare per imparare il codice non scritto. Io ho cercato di per quello che è stato possibile, di aiutare. Loro non avevano bisogno di me perché gli spiegassi come scrivere il capo di imputazione, questo lo sanno fare meglio di me. Forse gli ho suggerito qualche dettaglio, qualche strategia. Sono stato un facilitatore, perché interagivo con la polizia giudiziaria, che ho voluto e voglio tanto bene, perché tutte le persone che vedete qui, tutti i vertici di Forza dell'Ordine, da capitano in su, da commissari in su, non sono qui per caso. Sono tutte gente che è venuta qui perché l'abbiamo concordata, perché io mi pregio di avere rapporti di stima e di affetto con i vertici delle Forze dell'Ordine. Perché ogni volta che vado a Roma e faccio il giro delle 7 chiese, hai detto bene, vado alla questua, vado a chiedere uomini e cose, vado a chiedere qualità. Ed ecco perché siamo riusciti a fare questi risultati. Quindi io vi ringrazio, continuate a tenere la barra dritta, non avete scampo. Grazie di cuore, un abbraccio, un augurio che questi anni a Napoli saranno altrettanto belli ed entusiasmanti come sono stati questi qui a Catanzaro. Per noi rimani il procuratore di Catanzaro. Grazie Nicola.